Il nostro sforzo deve essere quello di portare in Europa un senso di cittadinanza piena, dove i documenti non debbano essere più ostacolo per i nostri ragazzi per poter partecipare a delle esperienze che sono veramente importantissime per creare una mentalità più aperta, un'estensione mentale che vada al di là di quello che sono le estensioni territoriali. È una convinzione irraggiante quella di Emma Giurlani, docente all'Istituto Luosi di Mirandola, intervistata al margine di un convegno sul programma di scambio scolastico detto Erasmus. Tenutosi nel prestigioso teatro Rita Levi Montalcini di Mirandola, il convegno ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi appartenenti a tutte le scuole di Mirandola. Ospite d'onore, la deputata europea, ex ministro dell'integrazione, l'onorevole Cécile Kyenge. Al centro delle riflessioni, le esperienze dei giovani mirandolesi coinvolti in progetti di scambio in Europa, Germania e Francia in testa. Più di 400 ragazzi hanno così sentito le testimonianze di ex alunni mirandolesi, alcuni dei quali hanno ormai concluso il loro percorso universitario e si sono inseriti in percorsi professionali di pregio. Il medico chirurgo Giulia Molinari è passata per l'Inghilterra e per gli Stati Uniti per poi tornare ad inserirsi nel Policlinico di Modena. La giurista Alice Manzini, transitata per Bruxelles al Parlamento europeo dove ha fatto uno stage, è ormai diretta alla Corte europea di giustizia di Lussemburgo. Queste alcune storie illustrate all'assistenza con l'obiettivo di spronare i ragazzi ad avere voglia di mettersi in gioco, inseguendo con determinazione un sogno europeo e mondiale dove diversità ed armonia convivono. Noi siamo cittadini del mondo. Però non ci dobbiamo dimenticare di quelle che sono le nostre radici, facendone un motivo di arricchimento per gli altri e in un'ottica proprio di valorizzazione di quello che è il diverso da te come ricchezza e non come ostacolo. In un mondo dove si stanno ricostruendo i muri, dove si cerca di creare degli ostacoli alla pace e alla comprensione tra i popoli, credo che la scuola debba avere proprio questo ruolo di valorizzazione di quelle che sono tutte le capacità, le potenzialità di tante componenti che ci vengono proprio dall'essere diversi creando in un tutto più ampio e armonico. Ed è proprio sull'asse del sogno che l'eurodeputata Cécile Kyenge ha intrattenuto l'assistenza, sottolineando quanto sia stato importante nella propria vita coltivare dei sogni. Quando sento qualcuno che mi parla di un sogno, mi si illuminano gli occhi perché comincio a vedere che noi abbiamo una grande responsabilità, quella di darvi l'opportunità di arrivare fino in fondo, di darvi l'opportunità di coltivare quella speranza, di darvi l'opportunità di poter crescere e di poter capire che nessun sogno è banale. Tutto quello che noi facciamo contribuisce a costruire e a essere una risorsa anche per il cambiamento della nostra società. Grazie.